Nel chiesa, ha portato dai in chiesa, e alla dia me parlo sì, sì. Ambientici, no? E la dia mezzo a chi fuori la mia nome di le fremo, le abbiamo buttate con chi ciotta presa le sarà a Funi. E poi arrivo lo prete, du punte, e penso che fosse du punte, arrivo di mi picciutin, era una ciotta Pascos, e nel vestì per dirmi eso, e che fai a dire, gaccia, non signore è morto, vosati siete tutti i signori per essere in e Barbonino sgavo gli acciai e fa, no signore è morto, so più neanche che ero malato. E non da quel tavolo sempre. Perché Barbonino so più orecchie, no signore ero malato, ma che vuoi fare? E sono piccoli aneddoti, ma ce ne penso che ognuno di noi se ne ricordi decine. Io sono venuto su, passando a Pontrifin, sotto Pesa, e vi assicuro che quei percorsi lì, penso che quelli che sono di qua, a chi viola chi avete età, perché so bene che qua sono tutti in pace, e tutto, e che vuoi fare? Però il mondo ha cambiato, e il mondo è già chiesto. L'anno passato hai fatto vedere al mio nebù, Picciutino, alla 9 anni l'hai portato sì e alla facentena sulla città abbandonata di nonno. Che vuoi fare? Il mondo è sparito. Comunque la questione del no signore che ero malato, per cui non avevo che io dicesse a Barbonino, ma ne lo so più. E io questo aneddoto, grazie Mariano, questo aneddoto l'avevo sentito già raccontare, cioè, ma qui è un'invenzione, invece viene proprio dalla Ramola, eh? Da Barbonino. Grazie. Però guardate, però, se adesso Matteo ci racconta lui, andiamo. Se Matteo è una biblioteca.